Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, a grande sorpresa, mi rimetto ai fornelli. Chi ha visto il mio ultimo video dove mi sono cimentata un minimo nella cucina per farvi vedere il mio full day of eating, avrà notato che non è andata proprio benissimo. Però oggi ci riproviamo e vi farò vedere un paio di ricettine super fit. Come prima ricetta faremo una ricetta salata, mentre dopo andremo a farne una dolce. Entrambe le ricette saranno, diciamo, delle repliche, se così si possono chiamare, rese però in chiave fit. Quindi la prima che andremo a fare salata sarà la carbonara fit. In questo caso vi faccio vedere che cosa andremo a utilizzare al posto della classica carbonara. Ovviamente non useremo la pancetta, no, la pancetta, il guanciale, se no qui rabbrividiscono i romani, ma andremo ad utilizzare o il pollo oppure volendo del macinato di manzo magro. Adesso sentiamo Gianmarco di che cosa ha più voglia. Poi ovviamente spaghetti, le uova le andremo a mettere intere. E poi uno spicchio d'aglio per condire e ovviamente sale e pepe. Allora, intanto ovviamente mettiamo l'acqua a bollire che io ho già messo sul fuoco e andiamo a preparare la carne. Gianmarco preferisce il manzo, oggi il manzo magro, quindi andiamo a fare un pochino meno di 200 grammi di manzo magro perché ci sono comunque anche le proteine all'interno delle uova. Quindi andrò a fare circa sui 170 grammi di manzo e poi andiamo a mettere dentro due uova. Perché due uova? Semplicemente perché Gianmarco avrebbe avuto 10 grammi d'olio, che sono 10 grammi di grassi, quindi andiamo a sostituire con due tuorli, che sono esattamente 10 grammi di grassi. Quindi intanto pesiamo la carne. Ovviamente ragazzi non ve lo sto a dire che ho pulito prima. Ecco, non ho messo il PAM, vedi, ho già fatto il primo disastro. Io solitamente utilizzo questo sulle padelle che lo compro qua al supermercato, che vabbè, allora in questo caso non c'era quello salato, ma c'era quello dolce all'aroma, diciamo, di burro. Però è uno spray per ungere le padelle, zero calorie, serve per non far attaccare il cibo sostanzialmente. Però sto giro me lo sono scordato e quindi speriamo che non si attacchi. Ci mettiamo anche uno spicchietto d'aglio, che quello non ci sta mai male. Allora, ragazzi, mentre cucina, parliamo un attimo del perché vi faccio vedere queste cose. Vi faccio vedere queste ricettine per il semplice fatto che spesso si pensa che quando uno sta a dieta debba mangiare solo ed esclusivamente il classico riso e pollo. Quando con un minimo di fantasia si possono utilizzare comunque alimenti sani, perché qui ditemi che cosa c'è di non sano, stiamo parlando di uova, carne, pasta e niente più, quindi tutte cose sanissime che però se mangiate scomposte o magari in ordini a caso non avrebbero lo stesso gusto o comunque non ci toglierebbero la stessa voglia di cibi un pochino più elaborati, un po' più saporiti, mentre con un minimo di fantasia e accoppiando un po' più cose insieme si riesce comunque a fare delle ricettine che sono buone. Ovviamente non paragonabili alla classica carbonara dove c'è appunto il grasso del guanciale, sicuramente il pecorino, eccetera, eccetera, però che comunque sono una valida alternativa per chi vuole stare a dieta e magari non si vuole far lo sgarro con il piatto di carbonara.
quindi non solo riso e pollo, ma con un minimo di fantasia potete elaborare anche delle ricettine che comunque vanno a sostituire, a coprire quello che avreste dovuto mangiare, ma almeno ci mettete un po' più di gusto. Anche la ricetta che vedrete dopo sarà una ricetta molto molto gustosa, si tratta di una cosa dolce, ancora non vi anticipo niente, però insomma la vedrete dopo. Nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciarci un commento se questo video, se questo genere di video vi piace e se ne vorreste vedere altri in futuro, magari con altre ricettine. Queste ricettine qua sono tutte ricette che oltretutto noi abbiamo racchiuso in un file che abbiamo creato e che diamo a tutti i nostri clienti del coaching online per dargli qualche idea appunto su che cosa mangiare per rimanere comunque con alimenti sani però un po' più sfiziosi. Se anche voi volete delle informazioni per essere seguiti da noi tramite il servizio di coaching online, vi lasciamo qua in descrizione tutti quanti i nostri contatti. Allora, nel frattempo ho sbattuto le uova, ho messo la pasta ovviamente nell'acqua che bolliva. Chiariamo una cosa, perché tanto so che se no me lo ritrovo scritto nei commenti, non mi buco e Gianmarco non mi picchia. Ho fatto l'analisi del sangue e ci ho trovato una macellaia che mi ha distrutto un braccio. Lo dico perché se no non mi verrei a ritrovare mille commenti tipo donne preoccupate, non lo so, che mi stiano picchiando o persone preoccupate che mi drogo, ancora non mi buco. Se inizierò ve lo dirò. Per il momento sono analisi del sangue. Pasta pronta, la scolo, ovviamente fuoco spento per non farla diventare una frittata. Appena ci metto l'uovo non verrà bella cremosa come la carbonara, chiariamolo, perché comunque dentro c'è anche l'albume che tende un pochino ad addensare, quindi un minimo e l'aspetto un po' frittatino lo fa, però. Quindi adesso aspettiamo un attimino che si addensi, anche se già ci siamo. E la impiattiamo. Ok. E adesso ragazzi è arrivato il mio turno, meno male io ho la cuoca di casa che mi fa tutti i piattini buoni e adesso si assaggia. Veramente molto buona, cremosa, ora non è come quella con la pancetta o il guanciale, però molto buona. Se volete potete mettere anche un cucchiaino di parmigiano, però noi non ce l'abbiamo, però è molto buona. Carbonara approvata da Gianmarco, adesso passiamo alla ricettina dolce. In questo caso andiamo a fare un gelato super fit. Che cosa utilizziamo? Abbiamo banana tagliata a rondelle precedentemente congelata, quindi ragazzi surgelata proprio, un pochino di latte, questo qua della Alpro che è senza zuccheri per 100 ml 13 calorie, quindi proprio fit, e poi dello yogurt greco. Io ne avevo alcuni barattolini aperti in frigo, questa la vaniglia, questi sono normali, zero grassi, quindi andrò ad utilizzare questi qua.
Per aggiungere un po' di sapore ci mettiamo del cacao amaro in polvere e un pochino di dolcificante. Ora qua a Dubai il dolcificante in gocce non esiste, in Italia lo trovate, quindi io vi consiglio più il dolcificante quello in goccettine. Io compravo il Dietetic, se non sbaglio, in Italia, che è il top perché non sa di stevia e non ha sapore. Quindi semplicemente andiamo a frullare tutto. Quantità QB, nel senso che vado ad occhio, non ci sono delle dosi precise. Questa è una banana e vado a mettere semplicemente un po' di yogurt greco a occhio, perché tanto con qualsiasi dose lo facciate viene comunque fuori. Quindi io vado proprio a svuotare le rimanenze dal frigo. Quindi va bene anche come ricetta svuota frigo questa. Poi ovviamente se avete delle grammature specifiche andate a pesare prima il tutto. Ce ne mettiamo un altro pochino. Così ragazzi, tutto ad occhio, a caso proprio, buona la prima. Poi un pochino di liquido, non tanto, cacao, un pochino di dolcificante e si frulla. Semplice. Aspetta, puliamo questo perché non vorrei che faccia danno. Okay. Questo frullatore è nuovo, quindi è una scoperta anche per me. Vediamo se funziona bene. Ok. Ci siamo. Questo frullatore è molto efficiente, abbiamo scoperto questo. Vaschettina e andiamo a metterci dentro il nostro gelato. Consiglio che vi do, adesso sembrerà leggermente liquido, ma se lo mettete, vabbè, a meno che non ci avete aggiunto un litro di latte, ma se lo mettete in frigo o anche in freezer, si addensa e diventa proprio consistenza gelato. Ora ovviamente è tipo più quasi una mousse, ma se lo mettete in frigo si addensa molto. E diventa più consistenza gelato. Comunque ragazzi, questo è buonissimo. E anche qua stesso discorso, alimenti super fit, sostanzialmente una merenda normalissima può essere yogurt greco e una banana, però messo così dà più l'effetto wow, diciamo. Ora ovviamente noi lo andiamo a mettere nel frigo e poi eventualmente lo mangiamo più tardi. Adesso Gianmarco magari ce lo assaggia un attimo e poi il resto lo mettiamo nel frigo, nel freezer. È arrivato il momento del test. Come potete vedere, guardate lì che cremosità, sembra buono. Molto buono. Non sembra neanche di mangiare uno yogurt greco, sembra una mousse. Vi ringrazio per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto. Se volete altre ricette, altri video di questo genere, lasciateci un like e scrivetelo qua sotto nei commenti. E quindi niente, ci vediamo nel prossimo video. Sono contenta questa volta di non aver fatto danni in cucina.